Un saluto a tutti da Andrea Castriotta e benvenuti alla seconda puntata di Capitanate Sport Magazine, il primo magazine incentrato su tutto lo sport della nostra terra, ad eccezione del calcio. Siamo sempre su Mitico Channel e per questo ringraziamo ancora una volta Biagio Poricelli per questa bella opportunità. Entriamo subito nel vivo del TG Sportivo parlando di pallavolo maschile, pertanto Serie B nazionale Girone G, l'Ecolab Udas Volley Cerignola batte in casa per 3-7-0 la Mater Volley Castellana e i ragazzi di Andrea Pozzi salgono a 13 punti, che valgono il sesto posto in classifica. Scendiamo di categoria, Serie C, Girone A, dobbiamo registrare purtroppo la seconda sconfitta stagionale per la DS Group Lucera che perde 3-7-0 a Martina. Questa sconfitta fa sì che i ragazzi lucerini abbandonino il primo posto in classifica che è agguantato dalla Enrico Tecnomaster Beats Cerignola che vince per 3-7-0 in casa contro la Laika Lecce Volley. Ricordiamo 16 punti ma con una partita in meno. Altrettanto importante è la vittoria dell'Unipolsai Lucera che vince in trasferta per 3-7-1 a Bitonto e questo fa sì che i ragazzi di Danilo Barbaro e compagni salgano a 5 punti agganciando il Cassano. Adesso parliamo di pallavolo femminile, pertanto Serie B1, Girone D, dobbiamo registrare la vittoria di entrambe le formazioni foggiane, appunto la di Lillo Libera Virtus Cerignola vince per 3-7-1 a Isernia. E le ragazze di Salvatore Albanese salgono a 9 punti. Stesso punteggio per la BCC SGR Volley Manfredonia che appunto vincendo per 3-7-0 contro la Luvo Bartoli Arzano salgono anche loro a 9 punti. Scendiamo di categoria Serie B2, Girone I, la terribile matricola, la Pallavolo Cerignola vince in trasferta nel derby pugliese di Castellana per 3-7-0. Complimenti alle Pantera, le Pantere Fucsia, le ragazze appunto di Filannino. Scendiamo di categoria, Serie D, Girone A, rapida carrellata di risultati. Volleyball Giovinazzo purtroppo batte l'Olimpia Ortanova per 3-7-0. La SVG Energia Lucera vince in casa contro l'Aquila Azzurra Trani per 3-7-0. Le cugine lucerine della Farmacia Fares Lucera vincono anche loro in casa contro la Pallavolo Modugno per 3-7-1. E infine il Foggia Volley batte l'Anelli Volley per 3-7-1. Cambiamo sport, parliamo di pallacanestro, pallacanestro maschile. Ancora una volta dobbiamo registrare la vittoria dell'Allianz Pazienza San Severo che batte questa volta la Rossella Virtus Civitanova per 88 a 77. Ebbene, è la tredicesima vittoria su 13 partite per i ragazzi di Giorgio Salvemini. Anche i Cerignolani, la Castellano Udas Cerignola, vincono 72 a 64 contro Ristoro Fabriano. I ragazzi di Luigi Marinelli salgono a 10 punti, finalmente sono tornati i cannibali. In Serie C Silver, Girone A, purtroppo la Silac Manfredonia perde ancora una volta in trasferta a Mola per 84 a 79, adesso è terz'ultima a 6 punti. Invece la Sunshine Vieste perde anch'essa in casa 88 a 83 contro Monopoli. I ragazzi viestani sono a 10 punti. Scendiamo in Serie D. Il CUS Bari batte la Diamond Foggia per 79 a 77. Peggio fa il CUS Foggia Basket che perde in casa 61 a 89. È davvero un peccato per i ragazzi foggiani. Scendiamo in promozione, Girone A, derbissimo Sveva Lucera Basket Lucera va ai secondi, ai ragazzi di Giampiero Bernardi che vincono tra virgolette in trasferta 90 a 76. Purtroppo non vince nemmeno la Virtus Foggia che perde a Corato 80 a 75 e la Frassati che perde in casa contro la corazzata New Basket Barletta, risultato finale 85 a 50. Ricordiamo per quanto concerne la pallacanestro femminile che la squadra sanseverese della Magnifico Basket San Severo giocherà giorno 14 dicembre in trasferta a Monopoli. Cambiamo sport, rapida carrellata sul rugby maschile, le due formazioni foggiane hanno riposato, un turno diciamo di riposo. Vogliamo ricordare che la Senior Serie C stanno al terzo posto
secondo posto e domenica prossima dovranno vedersela in casa contro Cosenza che è al secondo posto. Differente per gli under 18 che sono sempre più capolisti e questo ci fa ben sperare per il futuro. Cambiamo ancora sport, scusate per la velocità, parliamo di pallamano Serie A2, purtroppo sconfitta casalinga per la Freetime Manfredonia che appunto cede 31 a 29 contro la Genesis Mobile Atelliana. Peccato per gli Shark di Manfredonia che non hanno sfruttato il fattore campo. Ora sono a 11 punti, ma soli 3 punti dalla capolista Città di Sant'Angelo. Siamo quasi alle battute finali, vogliamo ricordare l'ottimo risultato, diciamo, per la cornice di pubblico al Kickboxing Fight Night Gala 3 in onore dei primi 40 anni di attività di Toro Scrocchia. Complimenti agli organizzatori, appunto il team Scrocchia e la New Fight Gym. Davvero complimenti per questa bellissima manifestazione. Infine, voglio ricordare un appuntamento un po' particolare per il torneo di Risico, che ci sarà domenica prossima a Multisala. Forse non è da considerarsi un vero e proprio sport, ma siamo, diciamo, onorati di parlare anche di questo. Adesso, prima davvero di salutarci, voglio presentare un piccolo video trovato nella rete. Davvero gustatevi questa chicca, non voglio dire altro. Grazie, grazie ancora. E ci vediamo lunedì prossimo, sempre qui su Mitico Channel, ore 17. Grazie ancora. Keep your body moving up, don't stop the beat, the groove is on.